Buon mercoledì, eccoci insieme all'oroscopo del giorno. Siamo al 16 di marzo e si festeggia San Eriberto Vescovo. Auguri, vediamo subito i compleanni. Nati oggi, nasceva nel 1937 il drammaturgo Carmelo Bene. Nel 41 era nato oggi Bernardo Bertolucci, il regista. Festeggia il suo compleanno oggi la giornalista Franca Leosini, nata nel 1934. Pronti a seguirlo? L'oroscopo di oggi. Ariete, tutto prosegue nel migliore dei modi. La vostra giornata potrà essere condivisa con le persone della vostra famiglia. Potreste andare in giro per negozi a fare acquisti, oppure passeggiare senza meta e senza fretta. Avete voglia di ascoltare tranquillamente chi ha tanto da raccontare. Toro, la persona che aspettavate non si farà attendere a lungo all'appuntamento e questo sarà un buon motivo per dimenticare ogni timore e sentirvi felicemente sicuri e soddisfatti di voi stessi. Il resto delle ore sarà per voi una bella altalena di emozioni, particolarmente stimolanti. Gemelli, una bella giornata sportiva vi aiuterà certamente ad incanalare al meglio la vostra esuberanza. Il fisico è in buona forma e anche la vostra resistenza. Dovreste solo cercare di alimentarvi in maniera più sana e imparare a mangiare più lentamente, anche se non è nelle vostre abitudini. Cancro, regalatevi un libro di fantasia, ne avete bisogno, per farvi aiutare da qualcosa di diverso e sicuramente più ottimistico. La fantasia, spesso, riesce a fare sviluppare dentro di noi un'energia positiva che, se ben incanalata, ci aiuta nelle nostre giornate. Letta questa ricetta magica, ora cercate di agire. Leone, oggi ci saranno per voi larghi consensi in ogni settore della vostra vita. Vi sentirete perciò estremamente soddisfatti. Non dimenticate che comunque, oltre a ricevere, è necessario dare. Quindi andate incontro alle esigenze di chi vi vive accanto senza esitare. Possibili problemi di carattere economico. Vergine, vi accorgerete che chi vi sta intorno vi definisce noioso e in fondo tutti i torti non li avrà. Del resto anche voi vi siete accorti che oggi soffrite di malinconia e depressione. Vincetela il più presto possibile. Bilancia, accompagnate quella persona dove desidera, ma senza fare vedere quanto la cosa vi dà fastidio. Sarebbe solamente una sgarberia da parte vostra, che poi non riuscireste a perdonarvi. Fate buon viso a cattivo gioco e siate sempre cortesi e sorridenti. Finirà presto. Scorpione, vi accorgerete che la disponibilità data ad alcune persone oggi potrebbe non essere contraccambiata. Non prendetevela più di tanto e imparate che potrebbe essere giusto così per voi in questo momento. Forse la vita vuole insegnarvi qualcosa che voi vi ostinate a non voler capire. Sagittario, probabilmente oggi gli impegni che gli altri hanno assunto per voi vi andranno decisamente stretti. Questo significa che, forse, dovrete cercare di accettare anche ciò che non vi piace affatto per amor di pace. Anche se vi sentirete molto infastiditi, superate tutto cercando di sorridere. Capricorno, non rimandate a domani ciò che oggi potrete già portare a termine. Anche se vi peserà e potrebbe crearvi qualche difficoltà, poi sarete liberi di non pensarci più, il che vi sarà sicuramente di sollievo. Vi accorgerete che riuscirete a fare tutto più velocemente di quanto vi sareste aspettati. Acquario, avrete modo di conoscere più profondamente una persona che è già una cara amica. Potrete trascorrere momenti incantati, trascinandovi vicendevolmente sulle ali della fantasia. Vi sentirete in perfetta armonia e saprete costruire momenti esclusivamente vostri. Salute in netto rialzo. Pesci, un piccolo acquisto potrebbe regalarvi una grande soddisfazione. Fatelo senza troppi problemi e senza mettere in discussione nulla. Se vi piace, è giusto regalarvelo. Il vostro momento economico è buono, anche se certamente non dovete esagerare con le spese.